Ma come si fa ad affrontare una nuova giornata senza una bella tazza di caffè al mattino? Io almeno non potrei. Il caffè ci aiuta a svegliarci per bene e ci mantiene svegli durante il giorno. È anche delizioso e, pensa, può contribuire anche moltissimo al tuo benessere fisico e psichico. Ecco un po' di motivi per amare il caffè. 1. Va bevuto nero. Beh, lo so, un po' di latte o di panna, ma il caffè in sé è ricco di antiossidanti, vero e proprio carburante per l'organismo. Tutti i vari sapori aggiuntivi tendono invece a contenere solo grassi, zuccheri e calorie extra, perciò diluire la tua bella miscela arabica con altre sostanze può trasformare un bel caffè in un pesante dessert. Non c'è niente di male a indugiare una volta ogni tanto, ma sappi che il caffè fa bene quando è nero. 2. Se vuoi addolcire il caffè, usa dolcificanti naturali. Se proprio non puoi resistere a zuccherare il caffè, ti capisco, prenderlo nero e amaro non è da tutti. Se ci hai provato ma proprio non fa per te, allora usa dolcificanti naturali, ad esempio un po' di vaniglia, di sciroppo d'agave o di stevia. Se si tratta di gusti troppo esotici, allora utilizza del normale zucchero di canna o un po' di dolcificante in polvere. Piccoli passi. 3. Per un gusto raffinato aggiungi cannella o cacao. Se non sai resistere ad un caffè dal gusto più ricco, usa cannella o cacao per esaltarne il sapore naturale. La cannella aiuta a regolare la glicemia nel sangue ed è un'alta fonte di antiossidanti. Lo stesso dicasi per il cacao, un altro gusto ricco di antiossidanti, ora sì che il tuo caffè sarà delizioso. Tra l'altro, tutti questi antiossidanti ti ripuliranno le cellule in tutto l'organismo, sbarazzandoti dei radicali liberi, e hanno anche proprietà anti-invecchiamento. 4. Prova il latte di mandorla. A proposito di buoni sapori, se vuoi rendere ancora più gustoso il caffè, usa il latte di mandorla. Una variante più sana e naturale rispetto ai dolcificanti in bustina, che aggiungerà anche un gustoso tocco di cremosità e renderà una delizia il tuo caffè mattutino. Il latte di mandorla è un'ottima alternativa ai latticini sia interi che pastorizzati e filerà via liscia nel tuo stomaco, al contrario del latte normale. Piccolo consiglio, ci sono molte altre varianti ai latticini là fuori. Provare, ma non esagerare, potrebbero contenere troppi zuccheri. 5. Accompagna sempre il tuo caffè con uno spuntino. Se pensi che una tazzina di caffè basti per fare colazione, più tardi durante la mattina ti ritroverai con gli attacchi d'ansia. Per non parlare di spiacevoli... andirivieni verso il bagno. Un caffè a stomaco vuoto, infatti, potrebbe irritarti lo stomaco. Fai una colazione sana e accompagni il tuo caffè con qualcosa che stemperi la caffeina e potrai scordarti di qualsiasi effetto indesiderato più tardi. 6. Evita di bere il caffè dopo una certa ora. Mediamente beviamo 2 o 3 tazzine di caffè durante una sola mattina. Io sono oltre la media. Ne sto bevendo uno proprio adesso. Evita comunque di berlo dopo le 2 o le 3 del pomeriggio se non vuoi avere problemi a prendere sonno di notte. Naturalmente il caffè contiene caffeina ed è il motivo per cui lo amiamo. Ma la caffeina è un eccitante e disturba il sonno notturno, specialmente se già soffri di insonnia. Tra l'altro, la caffeina può dare dipendenza. Perciò non passare il giorno a bere il caffè, non trasformare un gradevole rituale in un brutto vizio. 7. Quando fai il caffè, usa acqua filtrata. L'acqua del rubinetto può contenere metalli e altre sostanze nocive che poi finiranno nel tuo caffè. Assicurati che l'acqua di casa tua sia ben purificata prima di tutto. Nel dubbio, farai meglio a bollire il caffè usando acqua fresca in bottiglia o filtrata. Vedrai che il tuo espresso sarà anche più buono. L'acqua filtrata fa bene anche presa da sola. Fai una prova e vedrai che noterai subito la differenza con l'acqua del rubinetto. 8. Bevi una tazzina di caffè 30 minuti prima della palestra. Ancora una volta entrano in gioco gli antiossidanti. Più si è in salute, più l'allenamento in palestra sarà efficace. Bere un caffè prima di fare esercizio ti darà quel piccolo e sano tocco di caffeina, che farà correre più adrenalina nel tuo sangue e ti farà allenare con più impegno e più a lungo. Aumenta anche la produzione del tuo ormone dell'attacco o fuga, quello che ci fa sudare 7 camicie quando ci alleniamo.
Una tazzina o due di caffè 30 minuti prima della palestra saranno di grande beneficio e molto più salutari di integratori e beveroni vari. 9. La giusta dose di caffè migliora le funzioni cerebrali. Calcola qual è la quantità ideale di caffeina che puoi assumere in base al tuo peso. C'è una formula per stabilirlo, chiedi al tuo medico. Varia da persona a persona, ovviamente. Ognuno ha una sua storia clinica, un suo peso e una diversa tolleranza alla caffeina. Ma se berrai la giusta quantità di caffè, noterai subito miglioramenti con la memoria e i riflessi e un generale beneficio alla tua velocità di pensiero. Dulcis in fundo, il caffè ti migliora l'umore. Dove devo firmare? Mi serve qualcosina per il mio povero cervello. 10. Bevi un caffè frizzante e lascia stare le bevande gassate. Dico sul serio. Anzitutto, tutte le bevande gassate fanno male, anche quelle con i light davanti. Perciò non è mai troppo presto per eliminarle dalla tua dieta. Quello che ti ci vuole invece è una bella miscela di caffè e succo di limone bio più zucchero bio. Puoi aggiungere anche altri ingredienti come lo zenzero ibisco per dare ancora più gusto e benefici alla miscela. L'ibisco infatti non soltanto contiene altri antiossidanti, ma anche elettroliti che aiutano l'idratazione. Sono ottimi anche per darti energia in palestra. 11. Caffè Bulletproof. Dirai, e che cos'è? Facile, basta aggiungere burro grass-fed e olio di cocco o latte di cocco al tuo normale espresso. Non ci hai capito niente, vero? In effetti è un po' difficile da fare, ma se vuoi davvero il massimo beneficio dal caffè, questi ingredienti aggiungeranno dei grassi che fanno davvero bene all'organismo e daranno ancora più energia al tuo caffè. Un paio di tazzine di caffè a prova di bomba al mattino ti faranno andare come un treno fino alla pausa pranzo. 12. Usa filtri in carta riciclabile. I filtri riutilizzabili sono molto comodi, ma se userai quelli in carta riciclata, il tuo caffè sarà davvero sano ed ecologico al massimo. Per quanto il caffè nero sia sano, contiene anche due molecole di scarso beneficio per il tuo colesterolo, il cafestolo e il caweolo. I filtri in carta riciclabile filtreranno meglio queste sostanze e la tua tazzina del mattino sarà 100% sicura. 13. Aggiungi curcuma al tuo caffè. Questo è un trend molto recente. La curcuma è una spezia ormai popolare per i suoi moltissimi benefici, specie per il sistema immunitario e anche per le sue proprietà antinfiammatorie. Forse ti sembrerà strano aggiungere al caffè questa spezia, ma fidati, ha un sapore davvero molto buono, come un caffè latte speziato. 14. Bevi caffè organico. Lo so, sarà un po' più costoso, ma se comprerai il caffè organico non dovrai preoccuparti di tutti i conservanti che vengono utilizzati nella produzione industriale. Inoltre il sapore del caffè organico è migliore, più ricco e robusto. Riceverai una dose davvero senza filtri dei nostri famosi antiossidanti e di tutte le altre sostanze benefiche del caffè. E ancora meglio, ormai si stanno facendo sempre più sforzi per aggiustare in meglio i prezzi del caffè organico. Piccolo consiglio da esperta. Se puoi, macina i chicchi di caffè organico a casa. Otterrai un sapore e una consistenza ancora migliori. Potrai anche sperimentare e trovare la consistenza ideale per te e trasformare quei chicchi in una tazzina perfetta. 15. Il caffè nero aiuta a combattere la depressione. Per godere al massimo dei benefici del caffè per quanto riguarda il tuo umore, evita dolcificanti e zucchero. Uno studio condotto ad Harvard ha dimostrato che chi beve il caffè nero è del 20% a minore rischio di depressione rispetto a chi non beve il caffè. Già solo quell'aroma di caffè al mattino mi mette il buon umore. L'aroma e il gusto di buon caffè migliorano senz'altro la giornata. 16. Una tazzina dopo pranzo aiuta a evitare problemi di peso. Una bella tazzina di caffè nero dopo pranzo è un tocca sana. Aiuta a rilassarsi ed è una vera delizia se abbinata poi ad un bel dessert. Oltre a questo, il caffè e la sua preziosa caffeina aiutano l'organismo a digerire il cibo più lentamente, cosa che aumenta il tuo tasso metabolico. In altre parole, il caffè nero ti accelera il metabolismo. Naturalmente non è che il caffè sia una bacchetta magica per risolvere i problemi di peso, ma sicuramente aiuta. Eccoci dunque! Ci sono altri benefici del caffè di cui oggi non abbiamo parlato e che vorresti aggiungere? Fatti sentire nei commenti!
Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un bel like al video e condividilo con gli amici. Ma aspetta a gustarti un bel espresso, ci sono altri 2000 video pronti per te qui da noi. Scegliene uno qui, a destra o a sinistra, cliccaci su e buon divertimento! Resta con il lato positivo!